su un dato importante, un dato che vi sta mortificando, ovvero la presenza dei rifiuti per strada. Perché se è vero che Casore è una città attualmente commissariata, è vero pure che i flussi di rifiuti li gestisce, li decide la SAPNA, che è una società in mano alla provincia, una società gestita dalla provincia di Napoli, e alla presidenza della provincia di Napoli c'è l'onorevole Luigi Cesaro. Ebbene, il candidato, l'altro candidato sindaco parla sempre di filiera comune, provincia e regione. Ebbene, questo benedetto presidente della provincia, che hanno anche invitato a cena l'altra sera qui, hanno tanto potere di convincimento con questo signore che non sono nemmeno riusciti a dirgli: ma vieni a prenderti un po' di immondizia casoriana, e invece ce l'abbiamo ancora qua. Questo è il potere di convincimento che hanno, figuriamo. Da leader del terzo polo, da esponente del terzo polo, passiamo ad un leader del terzo polo, come giustamente hai detto tu. Io passo la parola al senatore Francesco Rutelli. Grazie infinite a voi. Non sono della serie degli impresentabili, non ho dal punto di vista della foto, non ho litigato con mia moglie e non ho avuto la peggio nel moderare un dibattito tra Moratti e Pisapia. Soltanto mi sono fatto un taglietto e quindi mi scuso per indossare gli occhiali, cosa che non amo, però sono veramente contento di essere qua in questa piazza che risente dei problemi e delle speranze di questa città. Sono contento di essere qua perché questa è una coalizione di persone per bene che ha scelto come sindaco una persona per bene. Enzo Carfora deve essere, può essere, potrà essere non solo con il voto di domenica e lunedì, ma per i prossimi 5 anni, una persona che si rimbocca le maniche e quando arriva chi gli rivolge una richiesta pressante e la sua angoscia, quando qualcuno gli sottopone un problema reale, concreto per la vita di questa città, gli risponde, ascolta, costruisce, crea un gioco di squadra in un paese nel quale tutto sembra stia andando in una brutta direzione. Vedete, oggi la politica si occupa delle cose più politiche, però in fondo è vero, hai avuto ragione a ricordare questa notizia tristissima che viene da Napoli, perché purtroppo si fa tanta fatica, quelli che lavorano onestamente, quelli che fanno il barman, il cameriere, che lavorano in un albergo, che lavorano nei servizi pubblici, che lavorano nelle forze dell'ordine, nelle forze di sicurezza, che lavorano in una qualunque piccola impresa per attirare un turista, che poi significa portare in una città come Napoli occupazione e impresa. E poi è chiaro che sapere che la difficoltà enorme che si vive in tante parti di questa provincia ha creato una vittima innocente è un danno grande ed è un dolore ed è una sofferenza grande. La gente della politica oggi magari non coglie le possibilità di coesione, di unione. Oggi forse tutti gli italiani sono molto colpiti perché nel giro di una settimana sembra che siamo una società che ha smarrito i suoi fondamentali, addirittura nell'attenzione dei genitori per i propri figli. Abbiamo visto che per la seconda volta in una settimana muore un bambino in automobile perché i genitori se lo sono dimenticati. Questo bambino muore di caldo, muore scordato da suo padre, dolorosamente. E la gente si chiede: ma che società viviamo? Che società stiamo diventando? La scuola non ce la fa, i servizi sociali non ce la fanno, la famiglia stessa sembra sopraffatta talvolta dai problemi che ha. La politica può dare una risposta a questo. Ecco, io penso che proprio gli interventi brevi che tutti noi, anche il mio sarà breve prima di ascoltare Enzo, abbiamo fatto su questo palco, testimoniano la volontà di unire. E anche la volontà di unire, di trovare una soluzione per una comunità tra coloro che oggi sono profondamente uniti, come lo siamo con Diodato, come lo siamo con i leader, i rappresentanti del PD e di Pietro, dell'Italia dei Valori.
perché vogliamo unirci per il bene comune, per la nostra società. Vedete, l'Italia ha avuto un primo ministro, Berlusconi, il quale in questi anni ha fatto gli interessi dell'Italia o ha innanzitutto pensato agli interessi propri? Ha pensato agli interessi degli italiani con le promesse che aveva fatto 5 anni fa? O ha fatto piuttosto la tutela e la difesa dei suoi conti personali? Oggi Berlusconi è immensamente più ricco di quando ha iniziato a scendere in politica per tutelare i propri interessi personali. E vedete, forse noi dovremmo riflettere tra gente che è qui con l'obiettivo di difendere la dignità della politica, anche in un momento di una elezione per una città importante, oggi è uno dei voti più importanti d'Italia, per la dimensione di Casoria e per il valore simbolico che ha questa elezione. Però noi, riflettete su questo, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ieri ci ha fatto fare davanti a tutto il mondo la figuraccia di andare a pietire davanti a un attonito Obama, il Presidente degli Stati Uniti, che non credeva ai suoi occhi di vedere, dopo che gli Stati Uniti hanno negato all'Italia l'incontro bilaterale. Non c'è stato un incontro bilaterale tra chi guida la delegazione italiana e chi guida al G8 la delegazione degli Stati Uniti d'America. Non succede quasi mai. Nessuna delle delegazioni presenti al vertice internazionale che si è tenuto in Francia ancora fino a stamattina ha fissato un incontro diretto con il nostro Presidente del Consiglio. Berlusconi ha cercato di carpire un minuto di attenzione, quasi un minuto, come posso dire, di commiserazione, di condiscendenza da un sbalordito Presidente degli Stati Uniti, dicendo che lui deve fare quello che fa perché in Italia ha solo nemici. Ma andando avanti su questa strada, lui si sveglierà lunedì sera a Milano, come a Napoli, come in tante città italiane, e si accorgerà che non ha tanti amici più tra gli italiani, che avrà perso il consenso di tanti degli elettori, anche moderati, che hanno sostenuto in questi anni in buona fede le coalizioni del centrodestra. E questo avviene anche a Casoria sicuramente, perché lo dobbiamo dire serenamente, positivamente. Ci sono sicuramente elettori, ma anche candidati, ma anche esponenti, che a te, Enzo, si sono contrapposti nel primo turno, che nel secondo turno, quando dovranno scegliere tra due persone, tra due proposte politiche, non staranno a casa ma andranno a votare per il candidato per bene, per quello che difende l'interesse di questa città. E io questo, fatemelo dire, rivolgendomi a un punto, finisco qui le mie considerazioni, politico, si dirà l'Italia la salva chi? Un imprenditore, purtroppo abbiamo visto che noi dobbiamo ritrovare la dignità e la forza della politica. In fondo, chi è oggi che rappresenta il 90% degli italiani? Chi è che riscuote la fiducia del 90% degli italiani? Anche quelli che non hanno la sua storia politica, la sua biografia politica, che anzi non hanno condiviso in passato le sue opinioni politiche. Ma chi si ritrova, il 90% degli italiani, al fianco di un uomo che dice: noi vogliamo difendere i valori fondamentali dell'unità di questa nostra nazione e io sono un uomo politico, Giorgio Napolitano, 85 anni, un uomo che ha sempre servito la politica e per questo serve le istituzioni. Cioè a dire, si deve avere il senso della politica piuttosto che l'atteggiamento, fatemelo dire, padronale,
padronale, che poi si traduce anche nella politica e che ha portato Gianfranco Fini, dopo una leale collaborazione, a dover prendere atto che quella vicenda si era conclusa perché non c'era spazio per la politica e per un disegno condiviso, ma solo per l'obbedienza ad un capo che oltretutto stava andando sempre di più nella direzione che oggi stiamo vedendo. E noi oggi abbiamo l'occasione di rivendicare la dignità della politica attraverso la dignità delle istituzioni e la civiltà dello stare insieme anche tra coloro che si erano divisi in passato, perché oggi accomunati da valori sinceri, autentici e la volontà di dare una risposta positiva ai bisogni delle persone. Noi siamo saliti, Enzo, su questo palco stasera non solo per testimoniarti oggi il sostegno e la volontà di esserti accanto, ma l'impegno di starvi e stare accanto alla futura esperienza di governo difficile, per cui tu ti sei messo la giacca per salire sul palco, ma sappiamo che te la dovrai togliere molto presto, arrotolare le maniche e metterti a tirare la carretta con umiltà, con pazienza, con spirito di servizio per i tuoi concittadini. Noi siamo oggi qui in questa piazza bella, piena di speranza e di problemi, oggi accanto a te, ma saremo accanto a te e accanto a tutti i candidati, gli eletti, la squadra, il gruppo che affiancherà insieme questa nuova esperienza di governo per i prossimi 5 anni. È l'impegno che prendiamo qui su questo palco e vi diciamo anche: non perdete neanche un voto, perché veramente sarebbe un peccato mortale. Conquistiamo ogni consenso per il sindaco che farà il bene di questa città per i prossimi 5 anni e che darà anche da Casorio un bel segnale di cambiamento politico a tutta l'Italia lunedì sera. Grazie.